Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, ci troviamo nella splendida location della tenuta Montefusco, Taranto, strada per San Giorgio. Vedete una masseria ristrutturata, riqualificata, riattata per ogni tipo di evento, ricevimento e quant'altro. Un confronto tra alcuni dei 10 candidati sindaco. Lui non è candidato sindaco. Parliamo di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Parliamo con Francesco, abbiamo qui Francesco Rizzo perché, come dal suo osservatorio privilegiato dal mondo sindacale, quindi dal mondo che riguarda l'occupazione, che riguarda l'ambiente, formulerà i suoi interrogativi ad alcuni di coloro i quali ricopriranno la carica di primo cittadino. E allora ecco il motivo della presenza di Francesco Rizzo. Una new entry, un battesimo televisivo per l'avvocato Francesco Nevoli, lui è il candidato del Movimento 5 Stelle. A seguire Piero Bitetti, candidato sindaco a capo di 7 liste, non elenco 8 liste, non le elenco tutte, Taranto Bene Comune, magari le dica lei le altre, così per la par condicio. Taranto Bene Comune, Taranto Futuro Prossimo, Laboratorio Democratico Bitetti Sindaco, pensionati, invalidi civili, io sto con Taranto, cultura e università, quante ne ho dette? Beh, ho perso, comunque. Ne ho dette? No. Vabbè. No, perché dici? Vabbè, qualcuna in più. L'ottava sono io. Ecco. Io rappresento una lista, che fa? O no? Certo. No, 8. E allora? Ne ho dette 8. Il dottor Luigi Romandini, invece, candidato per la lista Luigi Romandini, sindaco. Sono tre liste. Direttore. Nominiamole. Sono tre liste civiche. La prima è Luigi Romandini, sindaco. Chiedo scusa, io ho questa incombenza. Però deve avvicinare il microfono alla bocca. Va benissimo. Va bene così? Di più? Promosso. Allora, la prima è Luigi Romandini, sindaco. La seconda è Taranto Sorridi con Luigi Romandini. La terza, Taranto da amare con Luigi Romandini. Benissimo. E allora partiamo da Nevoli. Ora Rizzo le formulerà appunto la domanda, però io devo dire innanzitutto, vogliamo capire, nel Movimento 5 Stelle ora si è trovato un equilibrio tra i vari meetup, un parto abbastanza convulso, però abemus, candidatum. Questo latino, ma quindi intanto la mia domanda sulla situazione all'interno dei meetup pentastellati. E Rizzo, a lei la parola, la domanda che formula a Nevoli. Oh, la domanda credo che sia, parto da Ciccio Nevoli. Sì, poi una per una. Vorrei anche la risposta. Oh, diciamo che il primo tema a noi caro, in quanto unione sindacale di base, quindi fuori dagli schemi classici del sindacato confederale, e il tipo di rapporto che gli eventuali candidati sindaci qui presenti vorranno avere, come dire, con il mondo del sindacato in genere. Lo dico così, facilito anche la risposta. Sappiamo tutti che in Italia poi, rispetto alle organizzazioni sindacali, c'è quasi il monopolio, no? Da parte di CGIL, CISL, UIL. Io rappresento un'organizzazione, come dire, che è un po' un'anomalia nel panorama nazionale e anche soprattutto tarantino. E non dimentico, come dire, insieme ai compagni nostri iscritti del comune, piuttosto che dell'arsenale, dell'Ilva, noi abbiamo rivendicato come un ruolo di rappresentanza che è sancito dalla Costituzione, dalla legge dello Statuto dei lavoratori, che troppe volte purtroppo, come dire, negli ultimi tempi ci è stato negato anche, lo devo dire, dall'amministrazione comunale, anche se ultimamente, come dire, si è cambiato atteggiamento. Quindi, voi, come dire, avete uno schema diverso rispetto alle organizzazioni sindacali, non legato, come dire, allo schema classico, se uno schema di tipo democratico, cioè vuol dire la rappresentanza della sceglie i lavoratori, quindi io parlo con chi rappresenta i lavoratori e non con, come dire, il sindacato confederale e basta, e soprattutto se c'è intenzione da parte vostra eventualmente di fare un atto un attimo dopo, no? di siglare, secondo me, un protocollo delle relazioni sindacali, ecco, dove si specifica come deve funzionare. Rizzo, mi perdoni, questa domanda è solo per Nevoli o per Benissimo? Okay. Sì.
Allora, partiamo da un presupposto. Il Movimento 5 Stelle è il movimento dell'inclusione, è il movimento che dà voce a tutti e che ascolta tutti, questo per definizione. Non credo di poter temere smentite in proposito. Il Movimento 5 Stelle è il soggetto che raccoglie le istanze dal basso dei cittadini e le eleva in qualche maniera. Raccogliere le istanze vuol dire capire quali sono i bisogni dei cittadini, per poi dare, proporre una soluzione e fare in modo, mediante l'azione amministrativa, che questi problemi, queste questioni, giungano ad una soluzione. Fatta questa premessa, io non posso che aprire le porte del, ove ovviamente dovessi avere l'avventura di arrivare a Palazzo di Città, aprire le porte a tutti i soggetti sindacali, a tutte le organizzazioni sindacali, senza alcuna distinzione di sorta. Non esiste la possibilità di un soggetto di ritenersi privilegiato rispetto agli altri, ma questo è proprio nel DNA del Movimento 5 Stelle. Noi ascoltiamo tutti, quindi tutti devono necessariamente rappresentare la loro voce, affermare quali sono i problemi, e noi ce ne dobbiamo far carico. Non deve esistere la possibilità di un tavolo privilegiato. Dovrebbero tutte quante le forze sindacali sedere allo stesso tavolo con l'amministrazione al fine della risoluzione delle problematiche. Ok, Neoli. Andiamo alla situazione con i meetup. La situazione con i meetup. Sicuramente è una situazione che è stata articolata, lo avete anche detto voi, l'ha detto lei anche nell'ambito di qualcuna delle sue inchieste. Una situazione che però esprime democrazia, perché nel momento in cui ci sono tre liste, tre potenziali liste, tre potenziali candidati sindaco, evidentemente ci sono più proposte. Ebbene, il Movimento 5 Stelle ha scelto quella che era la soluzione più democratica possibile, cioè quella di avvalersi dello strumento della votazione online, che non è uno strumento che necessariamente deve essere utilizzato anche per sciogliere il nodo che si presentava a Taranto, è uno strumento che viene normalmente utilizzato per la designazione dei candidati al Parlamento, per la designazione degli europarlamentari, dei candidati al Parlamento europeo, per le regionali, ma non era obbligatorio da parte dello staff utilizzare questo strumento, ma è stato utilizzato. E allora viene da sé che l'attivista, l'iscritto al Movimento 5 Stelle, non potrà far altro che rispettare quello che è stato il verdetto, quello che è stato il responso della votazione online. Ma vi siete visti, come dire, incontrati, allora, devisu? Assolutamente, ecco, sì. Assolutamente sì, voglio significare in proposito che tanto Bartolomeo Lucarelli quanto Alex Bello sono venuti personalmente in via Dante 100 e hanno apposto la loro firma a sostegno della lista che poi è stata presentata al Comune di Taranto. Quindi credo che un segno di distensione maggiore rispetto a questo non ci potesse essere. Poi se magari lei, come si augura, dovesse vincere, tutti sul carro del vincitore. È la vita, è la prima vita, di non tutto, solo la prima politica. Di tutto affrontiamo questa competizione poi, elettorale che si presenta molto molto difficile. Poi si vedrà. Poi si vedrà. Piero Bitetti, candidato, abbiamo detto, di 8 liste. L'ottava è Rivoluzione Cristiana, benissimo. Avevo dimenticato di dirlo. Benissimo, sono tante che uno poi perde il conto. E dicevo, oltre al rapporto delle relazioni sindacali cui ha fatto riferimento Rizzo, che tipo di città intenderebbe disegnare da sindaco? Perché abbiamo avuto finora una città che proveniva dal 10 anni fa dal dissesto targato di Bello, poi siamo passati all'immobilismo, alla palude Stigia dei 10 anni di Stefano, lei in parte ha visto come Presidente del Consiglio Comunale istituzionalmente questa realtà. Da dove ripartire? Perché io ritengo che, non sono candidato, però i miei input da libero cittadino e da giornalista li lancio. Penso al mare, penso alla risorsa, quindi mare, risorsa, turismo, patrimonio archeologico. E queste risorse, queste navi da crociera che sono arrivate, hanno fatto capire qualcosa, molto, che abbiamo delle potenzialità enormi. Ora si tratta però, come dire, di canalizzarle, di indirizzarle, di far sì che le forze esistenti sul territorio non si sentano abbandonate e anzi che altre forze esterne approdino sul nostro territorio. Innanzitutto rispondo brevemente alla domanda, nel senso che l'ascolto fa parte del mio DNA, ma io non dico che lo farò,
Io l'ho già fatto, io quando facevo l'assessore alle politiche del lavoro del Comune di Taranto nel 2010 invitavo tutte le associazioni sindacali, sia quelle riconosciute a livello nazionale, come giustamente diceva il rappresentante dell'USB, quindi CGIL, CISL e UIL, ma anche tutti gli altri sindacati, per una questione di rispetto di un'associazione che rappresenta uomini, che rappresenta lavoratori e non, e quindi nei confronti di questi uomini e donne sempre il massimo rispetto, qualunque sia la sigla. La città del futuro. Sicuramente c'è un riferimento puntuale alle navi da crociera. Io non smetterò mai di ringraziare l'autorità portuale per l'attività di marketing che ha fatto per il porto di Taranto. Oggi la Thomson è arrivata a Taranto, ha stabilito un certo numero di tappe, è un primo passo utile, importante, fondamentale, ma non sufficiente. Spiego perché non sufficiente. Le navi della Thomson che vengono a Taranto sostano circa 6 ore. Proprio queste, una toccata e fuga. Proprio. Promesso che ringrazio la popolazione tarantina le istituzioni che hanno favorito la faccia più bella della città, che è quella dell'ospitalità, però non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno di attrarre gli investimenti, la politica deve garantire gli investimenti, li deve attrarre, li deve calamitare. Ora, una nave che sta per 6 ore, diciamo che non produce sviluppo e ricchezza per un territorio. Noi sicuramente un primo passo, come dicevo prima, ma abbiamo bisogno di far diventare il porto di Taranto porto di imbarco e sbarco. Mi spiego meglio. Noi dobbiamo coinvolgere, innanzitutto dobbiamo creare un sistema, nel senso che i turisti devono arrivare tramite voli charter all'aeroporto di Grottaglie, che può essere aperto ai voli civili. Dopodiché il turista può decidere di visitare per un'intera giornata o in andata o in ritorno la città, o addirittura rimanere anche più tempo e quindi spendere nel territorio, non il solo caffè. Okay. Può andare a mangiare al ristorante, può girare i negozi, può andare a vedere i punti di attrazione della città, che sono infiniti, perché Taranto, io dico sempre che ha 2 musei, il Martà e il museo all'aperto. Noi abbiamo delle peculiarità, delle caratteristiche uniche al mondo. Parlo del Ponte Girevole, parlo del Mar Piccolo, parlo degli insediamenti di storia, cultura, le arte, le isole, gli ipogei, le chiese. Abbiamo un patrimonio storico, culturale, abbiamo da parlare così. Okay. Tanto, dobbiamo raccontare 2600 anni, ecco, di storia. Ecco. Ora ecco, per esempio, questa è una economia che secondo me merita di essere guardata con attenzione e particolarmente, okay, sviluppata. Il momento del... Però mi ha fatto una domanda sul turismo di sulla proiezione della città di Taranto nel futuro, io c'ho da parlare. Beh, quando parliamo di... Dopo lo riprendiamo nel prossimo... No, perché poi volevo parlare di... C'è un secondo. Luigi Romandini, dottor Luigi Romandini, intanto la domanda sulle relazioni sindacali, però uno si domanda, e questo me lo domando io, se lo domanderei, se ce lo domandiamo tutti, almeno i cittadini, gli uomini di buona volontà, ma tutto questo patrimonio storico, artistico, questo appeal turistico, c'ha un nemico, c'ha un freno a mano tirato, che si chiama inquinamento ambientale. Si chiama ILVA, ma non solo ILVA, si chiama Cementir, si chiama Eni, si chiama Marina Militare, chi più ne ha più ne metta. Io credo che il vero vulnus all'economia ionica e allo sviluppo dell'area ionica sia quel cancro chiamato inquinamento ambientale, quel cancro chiamato ILVA. Se non si parte, se non si rimuove questa massa tumorale che è l'ILVA, non si va da nessuna parte, cioè il turista avrà un avvicinamento, ma non so fino a che punto. Sì, condivido questa osservazione e rispondo prima alla domanda sulle relazioni sindacali. Io da sindaco sarò il sindaco dell'ascolto, dell'inclusione e anche delle decisioni. Però se vuol fare il sindaco deve avvicinare il microfono. Ripeto, però io accuso una grave discriminazione. È una discriminazione. Sono l'unico ad avere un microfono. C'è anche 60. Rizzo. No, il suo è un radiomicrofono. C'è stato un problema tecnico.
E allora il abbiamo sopperito. Anni 60. E abbiamo sopperito. Spezzo una lancia a favore del dottor Romandini. Abbiamo sopperito. Loro invece poi magari per la par condicio ve li scambiate. Va benissimo, quando sarà finita la trasmissione. Allora, dicevo, ripeto, io sarò il sindaco dell'ascolto, dell'inclusione, ma anche delle decisioni, perché molto spesso ascoltare, riascoltare, condividere, mediare, poi porta a non decidere. Anche io ho avuto questa esperienza con le organizzazioni sindacali, sono stato direttore del personale della provincia, ho guidato tante trattative sindacali e delegazioni trattanti, quindi posso rassicurare che è la mia, non solo la mia abitudine, il mio costume, ma anche la mia volontà è quella di continuare su questa strada. Relativamente alla questione poi ambientale, cruciale, la questione ambientale, è evidente che quello è il problema, e il problema dei problemi riguarda proprio, soprattutto, a un nome e un cognome, direbbe qualche grande attore del secolo scorso, cioè si chiama Area a Caldo dell'Ilva, per esempio, ma si chiama anche con altri nomi di impianti che sono uno spauracchio di turismo. Io penso che noi ci dobbiamo ancorare a quello che è il sistema normativo nazionale e sovranazionale. Quindi lei è per la chiusura tout court o per l'adeguamento? Io sono per l'esecuzione dell'ordinanza della magistratura tuttora vigente, che prevede il fermo dell'area a caldo dell'Ilva, esattamente come è avvenuto a Genova, dove l'Ilva c'è ancora, è più piccola di quella di Taranto, però è un'Ilva che va avanti senza i problemi di inquinamento grave che sono stati trasferiti tutti quanti a Taranto, perché il problema dei problemi è l'area a caldo. Okay. Ce ne sono altri, ma questo è quello cruciale ed è stato oggetto anche degli interventi della nostra magistratura. Allora, io prima di riprendere il giro volevo ricordare una persona scomparsa veramente per una fatalità, un incredibile incidente stradale. Mi riferisco a Marcello La Gioia, brigadiere dei Vigili Urbani di Taranto, rappresentante sindacale, delegato sindacale dell'USB. Ho avuto modo di conoscerlo personalmente in quanto ospite in trasmissione. Il destino, la sorte, chiamiamola come volete, l'imperizia umana determina eventi tragici, tanto più tragici quanto inaspettati. Io vorrei ricordarlo, Rizzo, magari anche lei ha avuto modo di conoscerlo meglio. Ora, dopo un suo breve ricordo, la vicinanza alla famiglia per questo incolmabile vuoto e al Corpo di Polizia Municipale di Taranto. Dopo un suo breve ricordo, io manderò una tranche di un suo intervento in Polifemo, perché penso che attraverso il suo impegno sindacale trattino sociale, beh, credo che questo sia il modo migliore per ricordarne un'esistenza davvero meritevole e meritoria. No, io credo che su Marcello basti un aggettivo, e non lo dico perché in questi casi si usa dire, come dire, no, brava persona, se ne vanno via migliori, una persona eccezionale. Lo dico con l'emozione e con il ricordo che ho negli occhi del primo incontro che noi abbiamo fatto con il gruppo dei Vigili Urbani, che venne da noi e quindi c'era, no? C'è stato il primo contatto con l'Unione Sindacale di Base. Io ricordo che dissi a Marcello, ad Angelo, a Massimo: noi non siamo un'organizzazione sindacale intesa, come dire, come si intende, no? Oggi il sindacato in Italia, noi siamo una grande famiglia. Io vorrei dire solamente che ecco, oggi parte della nostra famiglia, noi siamo in lutto, io lo dico chiaramente, perché c'è stata una notizia bruttissima. L'unica promessa che possiamo fare è che siamo una famiglia e non abbandoneremo la moglie e le bambine di Marcello, che tra l'altro, come dire, a me piace ricordare, una persona che ha donato tantissimo amore, una persona che ha adottato due bambine sfortunate, tra l'altro, quindi è una persona che... Ecco perché ho usato il termine meritevole e meritò. Noi. Ma io lo vorrei ricordare con un applauso. Penso che questo sentimento di cordoglio ci accomuni. Ripeto, sono episodi nella vita, situazioni veramente incredibili. Ecco, io dico la caducità della vita. Oggi ci siamo, dopo un secondo non ci siamo più.
Quindi ora manderemo questa piccola tranche di un suo intervento in un recente Polifemo e poi ce ne andremo in pubblicità. A seguire la seconda parte. Marcello La Gioia, vice brigadiere della Polizia Locale di Taranto, delegato USB. Parlavamo di questi turni massacranti. Sì, in effetti io... E cos'altro da operatore del settore la fa innervosire particolarmente? Ma non per un fatto, come dire, così psicologico, ma proprio perché magari si sente leso nella sua proprio dimensione, identità di lavoratore. Più che lesi, mortificati. Mortificato, ecco. In alcuni casi vessati, perché mi spiego, facendomi portavoce di quello che sono le lamentele del nucleo del reparto a cui appartengo, la viabilità, faccio parte di quei 40-37 che vengono impiegati per il controllo del territorio. Siamo quasi tutti sulla soglia dei 50, c'è gente anche che li ha abbondantemente superati, è arrivato anche ai 60 anni. Ho apprezzato le parole del presidente Bitetti quando ha detto che chi fa viabilità dovrebbe essere apprezzato e valutato maggiormente, non per una competenza maggiore, ma per una situazione lavorativa oggettiva maggiore. La mia mortificazione principale attualmente, per una questione tecnica, che forse i telespettatori non capiranno, ma la diciamo, in sede di valutazione delle qualità degli agenti di polizia locale ai fini di una progressione di carriera, di un riconoscimento del valore, dell'impegno, della viabilità ne è stato riconosciuto solo uno. Quindi io mi chiedo qual è il riconoscimento che l'amministrazione ha dato agli operatori della viabilità. Ci siamo, seconda parte di Polifemo, confronto con tre dei candidati sindaco. Sapete bene che la campagna elettorale diventa quasi infernale, diventa una corsa contro il tempo e quindi c'è giustamente la necessità da parte dei candidati di incontrare i comitati, le varie rappresentanze dei cittadini e c'è l'esigenza anche nostra come mass media di cercare di accaparrarci, tra virgolette, la loro presenza. E quindi cerchiamo di mediare in questa situazione difficile. Per cui, siccome Piero Bitetti ha un'inaugurazione, ha un incontro con una rappresentanza sportiva, mi dicono di jiu-jitsu, quindi non è il caso di farli arrabbiare nel ritardo, e quindi gli daremo una priorità, me lo consentano gli altri amici, gli faremo due domande e quindi diciamo che si libererà prima del peso di Polifemo. E mi dà il suo microfono, direttore? Esattamente. E quindi vede, la par condicio, non tutti i mali vengono per nuoce, no? Allora, Bitetti, volevo sapere io la sua posizione in merito alla questione ambientale, perché questo forse è il problema dei problemi, e poi altre due domande le formula l'amico Francesco Rizzo. Una è la domanda classica, quindi la questione Ilva, sia rispetto, come dire, alle 11.000 lavoratori diretti e a tutto l'indotto Ilva, e anche e soprattutto, come dire, legato, no, alla questione dell'inquinamento, che bene la città non fa. E poi, se mi posso permettere, una domanda un po' più in generale, che parte dal dipendente pubblico, dalle difficoltà che Piero conosce bene, tra l'altro, perché più volte ci siamo visti, no, in Consiglio Comunale, rispetto alle problematiche dei vigili urbani, dei dipendenti comunali. Cioè, quali sono le proposte, no, rispetto a queste categorie di lavoratori e soprattutto, come dire, la domanda che poi in generale per tutti e tre, che quindi annotate questa domanda, cosa pensate come dire, di un comune che porta avanti delle logiche di internalizzazione di tutta una serie di attività che dal nostro punto di vista come organizzazione sindacale noi dal primo giorno in cui siamo nati portiamo avanti, no? Sanità service, so che, no? Ma noi abbiamo combattuto una battaglia per internalizzare quei lavoratori, perché, come dire, dimostrando poi tra l'altro che il pubblico quando vuole riesce a gestire in una certa maniera garantendo i diritti dei lavoratori. Anche su questo, come dire, mi piacerebbe avere un parere dai tre candidati sindaci.
Sì, allora innanzitutto il primo punto del nostro programma riguarda esattamente la buona amministrazione, proprio in riferimento al funzionamento della macchina amministrativa. Io sono abituato a essere concreto e a tenere i piedi per terra. La macchina amministrativa del Comune di Taranto è una macchina seriamente penalizzata nel numero delle risorse umane. Parliamo della metà dei dipendenti previsti dal Ministero dell'Interno, dall'apposita commissione che stabilisce il numero dei dipendenti in base alla popolazione. Il Comune di Taranto dovrebbe avere 1.509 unità, compresi i dirigenti, al momento sono circa 800, quindi pensare di poter fare i servizi, di poter dare i servizi ai cittadini, fare tutte le attività amministrative con la metà del personale dipendente è praticamente impossibile. Se poi consideriamo anche che una grossa parte di questo personale sta per andare in pensione o comunque molto vicino alla pensione, capiamo che non hanno le stesse energie di chi entra in una macchina amministrativa. Quindi la prima cosa da fare quando diventerò sindaco sarà quella di chiedere una deroga al governo per poter fare assunzioni e quindi poter rinforzare la macchina amministrativa, che dovrà almeno arrivare a 1.200 unità lavorative. Questo è anche un passo importante per dare occupazione ai tanti giovani preparati tarantini che possono entrare nel mondo del lavoro e lavorare al servizio della propria città. Su questo prego. No, se posso aggiungere una cosa. Prego, no, prego. A me piace, cioè, colpito la risposta. Però tu l'hai seguita la vicenda ultimamente. Io non mi spiego poi come si possa, in un comune dove tu stesso dici siamo, no, a metà dei dipendenti dovremmo avere, far scadere sei contratti di una categoria come i vigili urbani, che tra l'altro sembrano, no, sotto per più del 50% della forza. Il 21 di aprile, oggi noi, come dire, già in una condizione deficitaria abbiamo 6 vigili urbani in meno, 6 famiglie tra l'altro a cui non mi è garantito. Ma io anche qua posso rispondere, ho promesso che volevo continuare su quella. Lei è stato assessore alla Polizia Municipale. Polizia Municipale, conosco veramente tutte le dinamiche della Polizia Municipale, non smetterò mai di ringraziare l'intero corpo per i sacrifici che fa. Sono troppo pochi per una città come Taranto. La legge regionale prevede una unità ogni 500 abitanti, quindi parliamo di 400 unità, anzi tra le 400 e le 500, perché Taranto è comune capoluogo. Sono meno di 170 gli agenti di polizia municipale. Fanno i miracoli per garantire i servizi ai cittadini, tant'è che è una delle prime cose, appunto, legata alla dinamica del personale da assumere, sarà proprio quello di rinforzare il corpo di Polizia Municipale con almeno 50 unità. Il concorso è in essere per 2 unità, ma nulla vieta di far scorrere la graduatoria. E quindi perché potenziare il corpo di Polizia Locale? Perché il nostro obiettivo è quello di rendere Taranto una città ordinata, rispettosa delle regole, pulita, ospitale, proprio in considerazione di quell'economia che vogliamo. Ecco. Questione ambientale, la sua posizione rispetto all'Ilva, perché si parla tanto oggi di ecocompatibilità, di contemperare la solita tiritera. Però sulla questione del personale, prego. Se no sembra che voglio evitare di rispondere alla domanda. Completi. Ho premesso che la Polizia Municipale ci servirà a dichiarare guerra agli incivili, quindi mai più la questione abusivismo, deiezioni canine sui marciapiedi dove camminano i bambini e non solo, mai più concorrenza sleale dei venditori ambulanti, ma anche di attività quali quelle dei cinesi che fanno concorrenza sleale nei confronti di attività similari, ma non solo, perché poi abbiamo anche altri tipi di esigenze legate al personale. Io provo a pensare all'ufficio tecnico, che oggi è penalizzato a un terzo del personale previsto dalla pianta organica, ma lui faceva una giusta osservazione, che è quella della esternalizzazione dei servizi, o meglio dell'internazionalizzazione dei servizi. Anche qua provo a essere concreto e provo a essere realista. Nulla in contrario all'internalizzazione, nulla in contrario, però nel momento in cui un'amministrazione comunale non si può permettere l'ordinaria amministrazione, diventa quasi obbligatorio, anzi obbligatorio, dover andare all'esterno a affidare alcuni servizi. Quindi ecco, questo è il punto sulla. Ecco,
questioni ambientali. Perché dicevo, si cerca, si parla ormai da lunga pezza, contemperare, però per quanto il contemperare mi riguarda, se, ecco, non riesce a realizzarsi. Per me, io l'Ilva a Taranto non l'avrei messa, ma ahimè, anzi ai noi, qualcuno l'ha voluta, e anche qua bisogna essere realisti, l'Ilva ce l'abbiamo, e la posizione che giustamente sollevava Luigi Romandini mi sembra abbondantemente superata da altre istituzioni, parlo del legislatore, parlo del governo. Ora le renziano. Ilva, bene, ma sì, però ecco, Ilva, internazionali. Ilva rappresenta Taranto, sappiamo che è anche una città, oltre a essere molto bella, e per me una delle città più belle del mondo, Taranto è anche una città affamata, dove i dati sulla disoccupazione sono spaventosi, dove la maggior parte delle famiglie tarantine è una triste realtà, è una triste realtà, non è che non arriva più a fine mese, non lo comincia proprio il mese. Abbiamo bisogno di coniugare ambiente e occupazione. E arrivo alla questione ambientale. Per quanto mi riguarda, ma l'abbiamo indicato nel programma, quindi non mi devo inventare nulla, Ilva deve necessariamente rispettare l'AIA in tempi certi. Questo significa la copertura dei parchi minerari. Proprio in questi giorni saranno valutate dagli organi competenti le offerte delle due cordate di imprese che si sono proposte per l'acquisto di Ilva. Ora, entrambe propongono la riduzione dell'uso del carbone, quindi ciò significa anche la fermata delle cokerie. Ecco, questo ci spinge a pensare che l'uso del carbone sarà ridotto, e quindi anche il parco minerale sarà ridotto come dimensioni, quindi ridotta la superficie, e okay, si potrà coprire parte dell'attuale parco minerale. Nella parte restante io penserei a una foresta, a una piantumazione di alberi ad alto fusto che devono combattere l'inquinamento. Tra l'altro ci sono delle specie in natura che sono proprio, vengono definite piante anti-inquinamento. Ora, se posso continuare, sempre a proposito di Ilva, pretenderemo il rispetto dell'AIA, per esempio la pulizia del quartiere più vicino allo stabilimento, proprio al famoso quartiere Tamburi, dove le strade non devono soltanto essere lavate, ma devono essere spazzate e aspirate, le polveri devono essere aspirate, quindi devono essere pulite, non sciacquate, pulite, okay, bisogna aspirare. Posso continuare? Prego, sì, perché questo è un elemento. Io ho delle esigenze, le ho dato una priorità, giusto, per chiudo, deve andare via. Mi stuzzica una domanda, no, però, dicendo, prima di lasciarla. Però chiudo dicendo una cosa sulla questione ambientale. I dati sull'inquinamento oggi sono riportati dall'ARPA nel sito, ma non sono noti, nel senso che bisogna andarli a guardare appositamente, non sono noti alla popolazione. Ecco, uno degli obiettivi, secondo me, è diffondere questi dati con degli appositi display da mettere presso gli uffici pubblici, presso le scuole, l'università, in modo tale da consentire a qualsiasi cittadino di verificare i limiti di inquinamento e di aggredire, quindi di aumentare l'attenzione, la soglia di attenzione dei cittadini. Però più che, mi consente, più che i cittadini, l'azienda, sono proprio le istituzioni, sì, a dover intervenire, perché io guardo il dato. Però si sentiranno più controllati, quindi ci sarà una coscienza da parte dei cittadini e un controllo diretto da parte dei cittadini nei confronti di quelle aziende, che non è soltanto Ilva, ma Ilva rappresenta la siderurgia, ma poi abbiamo anche l'Eni che rappresenta il petrolio, la Cementir che rappresenta il cemento, ma anche i dati sul traffico veicolare rappresentano un inquinamento. Vitetti, mi permetta. Ecco, noi dobbiamo capire la quantità e la qualità, perché Vitetti, diversi tipi di inquinanti che devono essere monitorati 24 ore su 24 Vitetti, dalla popolazione. La devo fermare perché purtroppo i tempi sono tirannici. Una domanda prima di congedarla. I rapporti con il PD, perché tanti uccellini, prima sono state negate le primarie, poi si è cercato di, è una parola forte dire raccattare tutto il resto, no, è una parola forte, di avvicinare, di includere, mettiamola così, usiamo questo eufemismo, pare anche che abbiano voluto assorbirla di nuovo, a riavvicinarla, farle ritirare la candidatura a sostegno di Melucci. Qualcuno ha parlato anche di un'offerta politica di un assessorato regionale. All'indomani delle elezioni,
comunque chissà come andranno, ma comunque vadano, lei comunque in area PD, un renziano, potrebbe ritornare l'amore? Ma guardi, io di base non sono contro la politica e non sono contro i partiti, io sono contro l'antipolitica. Per me i partiti rappresentano ancora dei contenitori. Ho preso le distanze dal PD perché non ne ho condiviso il metodo. Lei peliliano non è? Io diciamo che i partiti ad oggi li vedo come delle congreghe dove i preti sono sempre gli stessi. Ecco, io sono contro questo vedo modo. Vedo Nevoli che... Sì, no, mi piacerebbe poi... E poi la faccio, su queste due minuti ce l'ho. Certo, io... certo. Magari prima ancora che vada via lei. Decisamente, se no... A me piace il rinnovamento e credo nei partiti perché nei partiti... Per come li ho conosciuti io, si faceva formazione, c'era la crescita degli iscritti che diventavano poi amministratori e che crescevano sempre di più. Ecco perché non ho condiviso il metodo di un partito che non ha voluto fare le primarie tra amministratori dello stesso partito e si è rivolto all'esterno per cercare una candidatura esterna, nulla contro la persona individuata, ma quando tre persone danno la metodologia, la disponibilità per fare le primarie, e parliamo di tre figure istituzionali, parliamo di un vice sindaco, di un capogruppo, di un presidente del consiglio, e nonostante io avessi fatto un passo indietro per lasciare margini di manovra agli altri due, in particolare a Zaro, perché l'Onoce mi era sembrato non più convinto ad accettare la sfida, ma io avrei lasciato la palla a loro, ecco, l'avrebbero decisa loro, quindi il mio desiderio era quello di far individuare al partito una risorsa interna, okay, che potesse esprimersi. Ecco, ok. Ecco, nel momento in cui questo mio modo di pensare è venuto, non è stato rispettato. Ecco. Io non ho condiviso prima, e ho preso le distanze. Vitetti, prima di congedare, perché c'ha degli impegni e stiamo veramente in fibrillazione atrioventricolare, vedevo, anche per movimentare il dibattito, vedevo Nevoli che era alquanto perplesso quando ho sentito il nome partiti. No, ma io ho notato un'assoluta contraddizione nelle affermazioni di Piero Vitetti, perché da un lato evidenzia dei problemi, chiedo scusa per questi continui schiarimenti della voce, ma non riesco... La campagna elettorale. È probabile, sì. Evidentemente non sono avvezzo a questi ritmi della campagna elettorale, nonostante faccia l'avvocato, però... Dicevo, io noto un'assoluta contraddizione nelle parole di Piero Vitetti, perché è vero quanto lui dice circa il fatto che occorre chiedere, mi riferisco alla questione del personale, che occorre chiedere le deroghe al governo nazionale, perché abbiamo i limiti posti dal patto di stabilità interno. Ma questi limiti sono stati già evidenziati e riportati per iscritto nell'ambito di una relazione che gli ispettori del Ministero delle Finanze hanno redatto dopo aver effettuato un'ispezione al Comune di Taranto. Che cosa hanno detto gli ispettori? Hanno detto che, poiché c'erano delle problematiche relative ai conti del civico ente, non si sarebbe potuto procedere ad assunzioni perché c'era appunto la violazione del patto di stabilità interno. Benissimo. Ma Piero Vitetti quindi dov'era? Sbaglio o era il presidente del Consiglio Comunale in quel momento? Quindi come si può adesso dire ok, c'è questo problema, dobbiamo chiedere le deroghe? Quindi da un lato lui dimentica quello che è il ruolo che ha svolto nell'ambito della consigliatura che si è appena conclusa, da un lato. Dall'altro mi sembra che voglia difendere a spada tratta il suo partito o ex partito, diciamola come vogliamo, il Partito Democratico, che ha sepolto questa città con 9, 10, 11, abbiamo perso il conto dei vari decreti che si sono via via succeduti sulla pelle. Siamo a 10, ma qualcuno dice che sono 11 perché c'è un'autorizzazione che non si è capito bene come vada inquadrata. Quindi certe volte lui è PD, altre volte invece dice no, ma tutto sommato c'è questo problema, in passato io non l'ho ravvisato. Ora, posso dire qual è la nostra impostazione su queste questioni? E quindi mi raggancio anche alla richiesta che faceva Rizzo, alla domanda che faceva Rizzo sulla necessità anche di assicurare la presenza, o perlomeno io l'ho interpretata così, di assicurare la presenza dei vigili urbani. Abbiamo anche problemi seri per quanto riguarda l'organico dei vigili urbani. Un punto fondamentale del nostro programma è quello della legalità, della trasparenza, ma soprattutto legalità da intendere come lotta all'abusivismo. E come si può condurre la lotta all'abusivismo, da intendersi in senso ampio, attenzione,
anche la macchina, porre, parcheggiare una macchina lì dove non è consentito, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è un comportamento abusivo. Ora, come si può combattere l'abusivismo senza l'intervento dei vigili urbani sul territorio? Quindi occorre necessariamente avere i vigili urbani in strada e quindi intervenire da questo punto di vista. E ovviamente cercando di recuperare anche tutti quei soggetti che sono stati, tra virgolette, utilizzati con forme di precariato e vedere in qualche maniera di internalizzarli. Non voglio interrompere, perdone, una domanda sui sì, non l'ha capita né Piero, ma cioè non ha capito. L'ho posta male io. Ha posto male lui la domanda. La domanda sui sì vigili urbani. Io scusami, non ti ho risposto su questo. Sì. No, l'ho capita. Direttore, io torno la prossima volta. La risposta sul una questione di completezza proprio di. A me la cosa che non è piaciuta. Ti rispondo subito, però, perdonami, ho dimenticato io da rappresentante sindacale. In un comune così in difficoltà come il comune di Taranto, con tutto quello che dicevi tu prima e che dice giustamente Ciccio adesso, no? Rispetto al numero basso dei vigili urbani, tutte quelle cose che ci siamo detti, no? Anche la difficoltà, il fatto che tanti di loro sono avanti con l'età, gli acciacchi, come si può arrivare, come dire, a permettere di far scadere sei contratti quando, scusate, cioè, te lo spiego se mi permetti. E scoprire perché. Siccome hai tanti iscritti della Polizia Municipale, puoi chiedere agli stessi che le assunzioni, grazie alla normativa dell'articolo 208 del codice della strada, quindi assunzioni dei vigili a tempo determinato, è partita sotto la mia guida. Io ero assessore alla Polizia Municipale, quindi ti giuro che conosco bene l'argomento. Purtroppo. Quei sei contratti, la giunta non li ha potuti rinnovare perché non c'era ancora l'approvazione del bilancio e di conseguenza non c'era la copertura economica. Voglio però fare due passaggi, poi vi chiedo chiarire. Così risponde anche. Dette, vuol completare Nevoli qualcosina su. No, io volevo rispondere sulla questione ambientale, però mi darà la parola dopo. Sì, io rispondo. È una questione di conoscenze delle competenze, ma non è. Allora, io ho fatto il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio non ha a che fare con la Giunta. La questione del MEF. Però non c'è espressione della maggioranza, no? Diamine. Però attenzione, è importante, vi prego. Dobbiamo ristudiarci il tuel. Io l'ho studiato. Vedevo un volto, un sorriso quasi berlusconiano. Sembra in un momento ho rivisto Berlusconi 30 anni al Presidente del Consiglio. No, era proprio la mimica facciale. Le competenze della Giunta. Ma del partito che sostiene la Giunta. Ci arrivo. Allora, premesso che quella ispezione del MEF nasce su temi che riguardano periodi precedenti e dobbiamo vedere come finisce. Detto questo, non riguarda l'assunzione del personale, cioè l'ispezione del MEF dice alcune cose, lo sforamento del patto di stabilità, lo sforamento della spesa del personale che è impatto in parte sul patto di stabilità. Per due annualità sono state illegittime, quantomeno illegittime le assunzioni. Francesco, per due annualità. Perdonami, io non faccio il componente di giunta. Quindi se mi vuoi rivolgere accuse, hai sbagliato persona. Allora rivolgo al partito, e rivolgo al PD. Questo, mi hai detto anche un'altra cosa, della difesa del partito a livello nazionale. Anche qua c'è una questione di competenze, quindi di conoscenza delle competenze. Allora, premesso che vi ho detto che io l'ILVA non l'avrei mai voluta a Taranto, il legislatore, e io non sono un legislatore, ha fatto 9, 10, 11, sono 10 decreti, li so bene, ha deciso su delle competenze che non sono più del sindaco, quindi le competenze del legislatore hanno stabilito alcune cose. Prendere quindi le ora, distanze la non spada, sarebbe stata una cosa tratta, negativa. La spada, la difesa della spada tratta, io sto ragionando, allora io faccio il candidato sindaco. Mo che mi candiderò al Parlamento, potremo parlare di quelle che sono le competenze del Parlamento. È un vissuto politico con il quale bisogna fare i conti. Il sindaco può chiedere la revoca dell'AIA, può ritirare la firma. Il sindaco può fare giustamente altre questioni che vanno dal decreto legislativo 299, il cosiddetto decreto legislativo Bindi del 99 fino ai giorni d'oggi, stabilito anche qui dal TUEL, e su questo è un altro paio di maniche, che se volete possiamo parlare di quello che il sindaco può fare,
ma chiedere a me se il governo ha fatto una cosa o non ne ha fatto un'altra, credo che sia fuori portata. Io non riesco a rispondervi su questa cosa. Ma dovete, chiederebbe la revoca del parlamentario, prenderebbe le distanze dei decreti. Io chiederei sicuramente l'applicazione dell'AIA in tempi certi. Sappiamo che non funzionerebbe a tutela della salute, ci sono delle simulazioni precise e c'è l'ARPA che lo dice. C'è l'ARPA che lo dice. Se l'AIA non garantisce il livello del, già lo sappiamo, come la copertura dei parchi che sarebbe dovuta avvenire, io vi posso, sono fantasie da Disney. Vi prego, io poi vado via. Ma non perché purtroppo io da sindaco, se queste cose non vengono rispettate, sono pronto a fermare gli impianti inquinanti, costi quel che costi, che voi ci crediate o no, voi mi potete parlare. E come li ferma con l'ordinanza contingibile urgente? No, ci sono percorsi che il sindaco può fare per fermare gli impianti. Sicuramente io ai nuovi acquirenti di Ilva chiederò di ragionare al tavolo, perché a mio avviso per Taranto decide Taranto. O va a e non altri sul tavolo del PD. Io, vado, io posso andare ovunque, non ho nessun tipo di limite. E perché non l'ha fatto quando arrivano i decreti? Non sono mai stato sindaco. Decreti come se piovesse. Quando diventerò sindaco vedremo se sarò in condizioni di farlo. Ci poteva essere una presa di distanza. Sbattere, Eliso, sbattere in maniera determinata. Io vi ringrazio. Okay. Quando grazie. Volete... tornerò volentieri. Ah, e prima di salutarla, ti chiedo scusa, mi sì, fanno. Sì. Vabbè, scappare, può andare, può scappare. Prego, buon lavoro, buon dibattito. Buon lavoro, bocca al lupo, Bitetti, la saluto anch'io. Così. Dottor Abate, lei vota Taranto? Certo. Voti Bitetti, non se ne pentirà. Va bene. Considererò la sua proposta come le altre nuove. Bene, ce ne andiamo in pubblicità, intanto vi dobbiamo ringraziare ancora una volta la tenuta Montefusco, una delle più suggestive strutture architettoniche dell'area ionico-salentina e una masseria del 1700 situata a pochi chilometri da Taranto, circondata da querce e ulivi secolari e immersa in uno scenario tipicamente mediterraneo. E quindi poi vi faremo vedere ancora, vi mostreremo, ma già gli spot parlano chiaro, proprio tutta la ricchezza qualitativa enogastronomica che la tenuta Montefusco assicura ai cittadini e soprattutto, e anche e soprattutto, ai turisti che a Taranto devono esserci. Pubblicità. Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo. Intanto vi preannuncio che anche per stemperare un po' il clima di tensione, perché vedete, realizzare una trasmissione autoprodotta, autogestita ed autofinanziata in maniera, qualcuno può dire, artigianale, sì, io mi reputo un artigiano insieme ai miei collaboratori preziosi a cui faccio salire la pressione arteriosa per le tante, appunto, ma credetemi, non è semplice. Poi l'ospite che giustamente ha la campagna elettorale sta scappando, quello che arriva in ritardo, insomma, non è facile mettere insieme tante esigenze, ma tant'è che andiamo avanti. Alla fine della terza parte ci rilasseremo con le soavità musicali di Franco Guitto, il suo repertorio. Oggi ascolteremo due suoi brani, uno al termine della terza parte e poi al termine della quarta per il commiato. Nel frattempo, in zona Cesarini quasi, ci ha last but not least. Il dottor Brandimarte, il dottor Massimo Brandimarte, candidato sindaco per le liste. Lista Brandimarte in coalizione con lista SDS. Benissimo. E lo faremo intervenire subito dopo, perché già si era creato un discorso con Nevoli e con Romandini, ma la faremo intervenire. Avremmo dovuto usare, lei mi insegna, il brocardo latino, prior in tempore, potior in iure, quindi loro, essendo stati già dall'inizio prioritari e puntuali nella presenza, però tant'è che mettiamo da parte queste cose, scherziamo. E allora riprendiamo il discorso, volevo sentire un attimino Romandini. Ma ho lasciato la questione ambientale, riprendiamo, mi riguardava, chiedo scusa al dottor Romandini, giusto. No, volevo per contemperare la questione ambientale. Sì, anche perché dobbiamo capire una cosa. Poi la devo sfottere, mi permette, sull'aeroporto, perché un mio carissimo amico di Milano, Cosimo, tarantino trapiantato a Milano per lavoro, mi ha detto: Luigi,
mi devi fare una cortesia. Ho detto, fai la domanda a Nepoli sull'aeroporto. Benissimo. Prima la questione ambientale. Se no rompevo un'amicizia. Già ne ho fatte troppe. Ci mancherebbe. Quindi cerchiamo di tenere quelle che mi sono rimaste. Sì. La questione ambientale, come correttamente diceva lei all'inizio della trasmissione, è la madre delle questioni. Anche nel momento in cui si parlava dell'attracco della Thompson, della prima nave da crociera, dietro le quinte c'era pur sempre la questione ambientale. La nave da crociera ha attraccato, hanno cominciato a guadagnare il pontile i primi turisti e sul secondo sporgente, quello posto immediatamente di fronte alla Thompson, veniva lavorata una nave Ilva. Cioè, questi turisti hanno avuto il benvenuto a Taranto dalla polvere di carbone proveniente dal secondo sporgente. Che cosa proponiamo noi come Movimento 5 Stelle Taranto, anche con riguardo all'aspetto portuale? Perché proviamo anche a dare un indirizzo politico, al di là di quelle che sono le soluzioni che possono essere adottate fattivamente e proficuamente dal sindaco, quindi nell'ambito dei poteri previsti dal TUEL, tanto enunciato e menzionato da Piero Bitetti in precedenza, ma noi possiamo anche dare un indirizzo politico. Noi chiediamo che venga restituito il secondo sporgente dall'Ilva, ovviamente dopo il risanamento del medesimo, perché è stato utilizzato e magari anche deturpato, rovinato dall'uso per tanti anni, restituito alla cittadinanza, alla città, affinché possa essere utilizzato per finalità turistiche. Perché è pazzesco che i primi turisti venuti a Taranto abbiano avuto il benvenuto tra le polveri dell'Ilva. Detto questo, andiamo in maniera più precisa e puntuale sulla questione ambientale. Il Movimento 5 Stelle Taranto, ma il Movimento 5 Stelle su scala nazionale, è per la chiusura delle fonti inquinanti. Tutte le fonti inquinanti. Ovviamente tra queste dobbiamo ricomprendere anche l'Ilva, ma noi non è che combattiamo soltanto l'Ilva, noi le combattiamo tutte, sia ben chiara questa questione. Ma chiudere le fonti inquinanti non vuol dire, come può ritenere qualcuno, lasciare, mandare in strada tutti i lavoratori, le migliaia di lavoratori che sono attualmente in forza allo stabilimento. Vuol dire invece reinserirli in un percorso di bonifica del suolo, di bonifica di tutto quanto è stato contaminato dall'Ilva, e fare che cosa? Non già semplicemente chiudere le fonti inquinanti, reimpiego della manodopera, ma provare ad andare oltre cercando di ottenere addirittura l'acquisizione di nuova forza lavoro da impiegare poi in tutto quello che si potrà sviluppare nell'area Ilva dopo o contestualmente all'attività di bonifica. Lei ha fatto anche riferimento a una diversificazione proprio dell'economia. Benissimo. Lei ha citato il modello di Bilbao. Ci sono tanti modelli. Una riconversione. Ci sono tanti modelli. Ma per esempio, gradi. Che cosa si potrebbe fare? Delle bonifiche. Quanto tempo pensate di chiudere le fonti? Allora, il processo deve essere necessariamente graduale, è un percorso di bonifiche, di decontaminazione del territorio, non si può fare ovviamente nel giro di un anno, due anni, ma parliamo di 10 anni, 20 anni o forse anche 30 anni, perché parliamo comunque di non una situazione, assolutamente no, di una situazione, il fermo delle fonti inquinanti, progressivamente, sulla base ovviamente di un cronoprogramma. Al tempo stesso dobbiamo pensare una cosa, la procedura di decontaminazione del territorio deve essere affiancata dall'instaurazione dell'insediamento di un polo scientifico che possa consentire anche lo studio, la ricerca sul luogo. Potremmo utilizzare le aree anche per le energie rinnovabili. Ci possono essere, c'è un ventaglio assolutamente ampio di scelte, sulle quali scelte stiamo lavorando, e di qui a breve daremo un piano, un programma, quindi anche un cronoprogramma che stiamo elaborando congiuntamente ai consiglieri regionali, congiuntamente ai parlamentari, perché c'è la necessità di una sinergia, di creare un asse tra Taranto, la Regione Puglia e il governo nazionale. Ok, e allora Romandini, intanto sulla questione ambientale possiamo riagganciarci, ma mi stuzzicava, tra virgolette, una domanda. Lei è stato un dirigente, si è vista molte volte la difficoltà che si viene a creare tra dirigenti e governanti, diciamo, e amministratori. Anche questo è un bel tema. È un perché bel tema. Si dice che molte volte il dirigente
magari talvolta dolosamente, può mettere, mi riferisco a lei per l'amor di Dio, lungi da me, ma dico in generale, uno dice se vuole il dirigente può mettere il bastone tra le ruote rispetto all'amministratore. Anche questo aspetto è importante, perché è vero che il dirigente non sposa, non può e non deve sposare la linea politica, la linea dell'amministrazione, però di fatto la deve rispettare, nel rispetto della legge. Allora, faccio un piccolo passo indietro necessario per rispondere a Bitetti che è andato via. La macchina amministrativa del comune non funziona non solo perché gli eroici dipendenti comunali sono pochi, ma soprattutto perché non sono messi nelle condizioni di lavorare bene, perché per esempio la parola digitalizzazione nel comune è sconosciuta. Ognuno, ogni ufficio viaggia per i fatti suoi, non c'è un dialogo informatico digitale tra gli uffici. Abbiamo le cartelle pazze perché un ufficio predispone certe pratiche e l'altro che le deve completare non riesce a dialogare col primo e quindi ci arrivano cose strane. Quindi innanzitutto bisogna affrontare questo problema tecnologico, immediatamente deve partire quello del rafforzamento della dotazione organica, quindi con le nuove assunzioni che saranno possibili anche in forza di normativa che sta sopravvenendo adesso. Per quanto riguarda la questione ambientale, e parliamo, mi pareva, del rapporto dirigente politica. Parlavo in generale. In generale. Allora, noi dobbiamo, poi si può applicare in qualunque tipo. Noi dobbiamo pensare a questo, che il dirigente è il tutore della legalità dell'ente. Le nuove leggi dicono che c'è un indirizzo politico da parte dell'amministrazione. L'amministrazione può decidere di costruire una scuola. Poi il dirigente dovrà costruire la scuola rispettando le regole. Se l'indirizzo politico è un indirizzo che prevarica, che vuole violare la legge, il dirigente ha il dovere di opporsi a un indirizzo politico sbagliato e soprattutto il dovere di opporsi al politico che pensa di fare il dirigente con la firma del dirigente. Spero di essere stato chiaro. Quindi il dirigente è soprattutto un tutore della legalità. Nello stesso tempo ci sono gli strumenti normativi per evitare e per sanzionare il dirigente che non raggiunge degli obiettivi che devono essere di legalità. Ora abbiamo, in questa terza parte, ci ha raggiunto il dottor Massimo Brandimarte. Allora le faccio una sintesi un po', innanzitutto la tipologia della trasmissione. Abbiamo invitato qui Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, perché proprio alla luce della sua esperienza, della sua attività quotidiana di sindacalista, può chiaramente dirci la sua, analizzando la realtà ionica, soprattutto sotto gli aspetti occupazionali ed ambientali. E poi ovviamente una serie di domande da parte del sottoscritto su quello che sarà, in caso di elezione, di vittoria, il suo modello di Taranto da disegnare. Prima che Rizzo formuli le sue domande, dottor Brandimarte, intanto lei sta facendo una corsa, lontana, libera, dalle forze, dai partiti tradizionali, per intenderci. Come sta vivendo questo momento? Perché molte volte ci si trova contro coalizioni, almeno come numero di liste, abbastanza consistenti. E poi, da dove ripartire per Taranto? Perché noi sentiamo sempre le stesse cose, sentiamo la questione ambientale, sentiamo intervenire sui drammi sociali, sentiamo il discorso del potenziamento dei numeri, no? Relativi al personale. Abbiamo parlato nella prima parte della questione del corpo di polizia municipale, però io dico sempre che alla fine poi forse i progetti si possono anche, i programmi possono essere anche simili, quello che conta è chi li realizza, gli uomini da mettere in campo. Allora, e Rizzo intanto formuli le sue domande, così potrà dare una risposta completa. Oh, mi piacerebbe che rispondesse, come dice il dottor Brandimarte, rispondesse alla domanda sulle relazioni sindacali che ho posto a tutti, poi domanda come dice vale per tutti. Rizzo, ripetiamo perché lui non c'era. Sì. Come immagina le relazioni sindacali se lei diventasse come sindaco, il futuro sindaco di Taranto? Quindi relazioni improntate in maniera classica, dove c'è
chi ha diritto che sono i confederali e chi ha meno diritto che sono i sindacati di base, che a Taranto probabilmente sono in questo momento numericamente molto vicini ai confederali, oppure l'espressione massima della democrazia, perché poi il paradosso di tutto ciò è che voi fate una lezione, no? Dove in base al numero dei voti, quindi più voti prende uno, più possibilità c'ha di fare il sindaco. Chi va in minoranza ci va perché c'è gente, no? Che l'ha votato. Quindi c'è l'espressione, come dire, della democrazia comune, no? Rappresenta tutti, opposizione e maggioranza. Chi ha votato Ciccione Evoli, 5 Stelle, chi Luigi Romandini, chi Brandi Marto, altri candidati sindaci. Il paradosso è che a livello sindacale, come dire, questo meccanismo non c'è. Paradossale, noi abbiamo sofferto, in questo momento a Taranto molto di meno, ma noi abbiamo sofferto in tante aziende, a partire dall'Ilva, che siamo una forza sindacale anche più grossa di alcune sigle confederali, come nell'Ilva, in due elezioni consecutive, più grossa la FIOM CGIL, poi a un certo punto venivamo per un periodo sistematicamente tagliati fuori da quei tavoli, poi dovevamo conquistare ogni volta, no? Però io dico, se alla base della politica c'è la democrazia, a un certo punto, come dire, qual è il pensiero vostro? Cioè che è giusta la strada che si è intrapresa, che la politica di solito intraprende su questo, o a un certo punto, come dire, l'inclusione, no? Quello che si diceva prima, cioè il fatto che pari dignità e diritti per tutti, quindi tavolo unico, perché poi rispetto alla domanda di prima io specifico, forse l'ho formulata male pure io, però l'unico che ha risposto rispetto al tavolo unico è stato, ahimè, il candidato dei 5 Stelle. Perché, cioè, ahimè? Perché? No. Ahimè, perché si aspettava risposte più complete da parte degli altri, voglio sperare. No, ma io ho aderito alla ho sbagliato la formulazione. Vabbè. Ecco, poi non volevo interrompere, perché quando uno dice voglio ascoltare, tutti ci hanno ascoltato. Ma bisogna decidere. Noi abbiamo fatto, sì, no, è decidere. Noi abbiamo fatto una battaglia per un fatto. Noi vogliamo essere ascoltati, non perché ne abbiamo il diritto in quanto io sono carino, perché non penso di essere bello. Ne abbiamo il diritto in quanto i lavoratori hanno sancito che noi abbiamo il diritto di stare a quel tavolo. Quindi la logica è tavoli separati o tavolo unico? È differenziato. Cioè il sindacato, c'è il sindacato di serie A o il sindacato di serie B, oppure c'è il sindacato e basta che rappresenta i lavoratori? Questa era la domanda sostanzialmente. Prego. Allora, partiamo dal discorso dei rapporti sindacali e poi, dicevo, questa Taranto da ridisegnare, ma non solo come programmi, ma anche proprio come conduzione, come uomini, come staff che la deve portare avanti. Le domande sono tante, dobbiamo cominciare dall'ultima, ma sono tutte altrettanto interessanti. Le relazioni sindacali, io ho fatto il magistrato per 35 anni, ho fatto anche il magistrato dirigente, cioè ho diretto uffici giudiziari sin dall'inizio, ho fatto l'ispettore generale del Ministero, ma prima ancora ho lavorato nella scuola e ho avuto a che fare anche con le relazioni sindacali. Per me i sindacati tutti sono rappresentanti dei lavoratori, io non vedo nessuna differenza tra le rappresentanze sindacali, cioè le rappresentanze sindacali hanno tutte pari dignità. Naturalmente poi ci sarà una forza rappresentativa maggiore in base a quelle che sono le regole della democrazia, non ci sono tavoli separati. Se io invito a pranzo amici o persone non faccio due tavoli, ne faccio uno solamente. E tutti quanti mangeranno lo stesso menù, quindi non vedo da questo punto di vista nessuna discriminazione possibile. Questo è un dato certo di fatto. Mi diceva Luigi, scusami se ti chiamo prego, per nome, no, io apprezzo. Anche quando facevo le udienze non ero capace di dire all'avvocato amico a dargli del lei, ma io sono un uomo, mi sento un uomo del popolo. E per me ricevere il tu e farmi chiamare Luigi vuol dire che la persona che ho davanti mi identifica in quella che è la mia natura, disponibile, aperta, senza barriere nei confronti di chi che sia. Questo è il mio modus vivendi, la mia forma mentis. Quindi Luigi, potete, anzi, diamoci tutti del tanto, perché ora siamo, diciamoci, amici. La verità. Poi la televisione, stai chiamando per soprannome la televisione, il copione, molte volte, no, ci impone una certa etichetta, il darci del lei. Dice, sì, vabbè, ma se noi nella vita di tutti i giorni ci si frequenta, perché comunque io come operatore dell'informazione, voi come operatori nel campo della giustizia, dico l'avvocato Nevo, il dottor Brandimar, col dottor Romandini idem, poi siamo juventini e va bene,
E quindi una voi una, siete Juventino, lui, io sono soltanto tifoso del Taranto, intendo iniziare. Anche io prima del Taranto. Lui anche io sono del Taranto. Io Juventino, ora stiamo scherzando. Quindi, però lui ha la cravatta dell'Inter. No, io proprio quando sono arrivato, guarda, quando sono arrivato, mi ha fatto notare. E lui ha detto, dice, guarda, c'è la camicia nera azzurra. Poi dopo ho visto che c'è di peggio, c'è la cravatta. Infatti. Vabbè, speriamo che non mi... A livello inconscio sta accadendo qualcosa. Non credo. Una scomunica, sa che non arriverà una scomunica, proprio... direttore. Va bene, allora. Proseguo. Devo dire che è piacevole stare qui in questo clima, spirito di amicizia. Naturalmente ognuno resta con le proprie idee, ma tanto le idee sono veramente molto simili. E con la propria personalità, e con la propria responsabilità. Ecco perché dico il quid che crea la differenza, sono gli uomini e lo staff. Ma infatti parliamo di elezioni amministrative e giustamente esiste il voto disgiunto perché il cittadino vuole essere governato, rappresentato da una figura, cioè da quella faccia, al di là di quelle che possono essere rappresentanze partitiche. Tu all'inizio della trasmissione di questa fase mi domandavi come ti senti, come si sente. Io mi sento benissimo, mi sento un capolavoro, mi sento, sono entusiasta come anche i colleghi che mi circondano, perché sono assolutamente libero, affrancato da poteri, nel senso che non c'è nessun partito, nessun movimento che mi governa, che mi indirizza, che mi dice quello che devo fare, perché quello che si deve fare lo stabilisco io, lo stabilisce Massimo Brandi Marti. Naturalmente non sono uno che impone, perché non sono un dittatore. Lo condivido, ma vedo che tutti coloro che stanno intorno a me lo condividono, lo sposano. Come ho fatto io questo... quando ho acquistato gli spazi televisivi e sono libero di dire quello che voglio. Invece in passato mi è capitato che qualcuno dice, hai detto questo, onorevole Pelini, ne parlerà l'editore. Ora, essendo gli spazi miei, lo ribadisco, autoprodotti, autogestiti, autofinanziati, tranne il Padre Eterno non c'è nessuno al di sopra di me. Per essere liberi, Poi, perché sono entrato in scena? Sono entrato in scena perché, lo dico per l'ennesima volta, perché mi è stato chiesto di fare il martirio. Ma. Luigi, non ti devi meravigliare, perché una persona che ad un certo punto si mette a correre per la carica di sindaco a Taranto, se non è un martire, è un folle. Io per la verità mi sento anche folle, però si tratta veramente di questo, perché le responsabilità sono grosse, però l'importante è essere sereni. Come mi sento, l'ho già detto benissimo, si è parlato di continuità, discontinuità. C'è un'espressione di Stefano che non sembrerebbe portare tanto bene oggi, dire un'espressione politica di Stefano. Sono parole naturalmente vuote, parole sciocche, chi non ha contenuti e non sa dire che cosa vuole fare domani gira le spalle e la testa all'indietro e guarda indietro, non è questo quello che si deve fare. Allora continuità, discontinuità sono parole che per quanto mi riguarda non hanno senso, perché io sono la persona dell'oggi che deve operare domani con il bagaglio professionale ma soprattutto con la personalità che il Padre Eterno mi ha assegnato. Io sono l'uomo del fare, le cose prima le faccio e poi le dico, cerco di farle bene. Mi aggancio un pochettino a quello che è stato detto nel corso dei minuti che mi hanno preceduto. È la prima volta che conosco Ciccio Nevoli, lanciato pensieri, idee molto interessanti per quanto riguarda l'ambiente, si sovrappongono a quelli che abbiamo esposto noi. Mi domando perché non sei venuto dalla parte nostra. Perché il Movimento 5 Stelle non fa alleanze con alcuno. E va bene. Il Movimento 5 Stelle. Neanche Luigi Romandini. Tu sai perché si chiama Movimento 5 Stelle. Però se avete tanti punti, diciamo, in comune, perché poi c'è un minimo comune denominatore con più elementi che creano questo minimo comune denominatore, non era il caso di statuto stringente. Sono punti in comune, direttore, ci sono grosse differenze. Tra di loro non so. Per esempio,
faccio un esempio, Romandini e Nevoli, sotto l'aspetto ambientale li vedo similari. Sì, però io chiedo il fermo immediato degli impianti, invece mi sembra di capire che il movimento... Ma l'interruttore non si può spegnere all'improvviso, attenzione. È un fermo immediato, ma non in 10 anni, questa è la differenza. No, io parlavo di riconversione in 10 anni. E quindi quanto tempo ci vuole? Io parlo di riconversione in 10 anni. Riprendiamo, facciamo completare Baldassarre. Mi rendo conto che molte cose, soprattutto nasciamo nello stesso modo, cioè siamo molto indipendenti, autonomi, e anche io non faccio alleanze. Bene, allora, Brandi Marchi, un'idea chiara quella che ho. Riprendere dalla vivibilità. Noi vogliamo, io desidero che in questa città, che è la città più bella d'Italia, e posso anche azzardare la città, o perlomeno una delle città più belle d'Europa, ci sia un benessere materiale e un benessere morale diffuso dappertutto e a tutti i livelli. Loro sono 5 Stelle, Ciccio, voi siete 5 Stelle. Noi vorremmo 5 Stelle L, ma non guardiamo soltanto al... Non ho capito, 5 Stelle L, cioè mi riferisco agli hotel di lusso. Ah, perché i 5 Stelle prendono nome proprio da questa... Ma non solo, cioè è un po' più articolata la questione. Vabbè, comunque. Così e poi, vabbè. Quindi vogliamo che la gente... stia bene, che i loro bisogni siano soddisfatti, che il rapporto con la pubblica amministrazione sia un rapporto equilibrato, corretto. Io desidero che la pubblica amministrazione comunale non dimentichi che esiste per essere al servizio del cittadino, va bene? Per cui se un domani io andrò a ricoprire quella carica, esigerò che tutta la pubblica amministrazione lavori secondo questa ottica. Dopodiché ognuno si prenderà le proprie responsabilità. C'è la responsabilità dei funzionari, dei dirigenti e quella di carattere politico. Ognuno deve fare il proprio dovere, il proprio mestiere, però non è possibile che in questa città, per ottenere una licenza commerciale, una concessione edilizia, uno spazio all'aperto da parte di un ristoratore, debba sudare 7 camicie, debba spendere un pozzo di soldi, debba chiamare 10 geometri, un commercialista, per ottenere quello e che poi, gli spetta. Dottor Brandi Marchi, Massimo, visto che siamo in un clima ecumenico, sono strade che sembrano godere della extraterritorialità rispetto al regime giuridico italiano. Penso a via Temenite, penso a via Mazzini. Cioè, allora, se io devo aprire un negozio, un'attività commerciale, mi fanno il DNA, la risonanza magnetica, la scintigrafia, tutti gli esami di questa terra, poi io occupo via Mazzini, marciapiedi e metà del manto stradale e si fa finta di non vedere. Ovviamente ci deve essere il rispetto della legalità, questo è un dato imprescindibile, me ne sono occupato durante il mio mestiere di prima. Questo lo fa, è chiaro, cioè la legge va rispettata da tutti, ma a parte questo bisogna che anche chi sta dall'altra parte della legge faccia il proprio dovere. Insomma, ragazzi, tutti dobbiamo fare il nostro dovere, nessuno si deve sottrarre, però se chi deve dare l'esempio, cioè l'ente pubblico, incomincia a farlo e poi a pretenderlo dai cittadini alla maniera anche del onorevole Giancarlo Cito, poi le cose vanno avanti e vanno avanti bene. Lei è uno sponsor inconscio di Giancarlo Cito. Sì, ha visto? Perché certi metodi sono efficaci. Non parlo dei metodi duri, parlo dei metodi rigorosi. Non c'è niente da fare, perché il cittadino la carta per terra non la deve buttare. Se la deve tenere in tasca e poi al primo cassonetto la va a buttare. Al proprio cane, quel bellissimo esemplare della natura, certo, non deve consentire di lasciare gli escrementi per terra. Naturalmente il comune poi si deve anche attrezzare, deve cercare nei limiti del possibile di creare degli Chissà, spazi. Brandi Marte, se lei dovesse arrivare al ballottaggio, o Cito, se non arrivaste tutti e due, chissà che potrebbe nascere un flirt
politicamente c'è già. Luigi, lei rischia di perdere l'amicizia, però non perché? Dimentichi la questione aeroporto sulla quale devo ancora esprimere. Mica è finita. Perfetto. Nevoli, io ci tengo. Lei non mi scappa, non mi scappa. Poi Luigi sull'ambiente, se vuoi Ci abbiamo l'ultima parte. Ripartiamo e intanto Franco Rizzo formula la sua domanda per gli ospiti in studio. Sì, a me piacerebbe sapere, rispetto a come vivo io la città, da cittadino, una città ferma in questo momento, come intende il sindaco di Tano del giorno dopo essere stato eletto, la prima misura che mette in campo rispetto alle decine e decine di situazioni emergenziali che Taranto ha. Quindi cosa fare del primo atto che fate per dare pure, come dire, no, l'indicazione di quello che deve essere poi il percorso dei prossimi 5 anni? Ecco, questa è la domanda. Nevoli, avevamo un conto in sospeso, l'aeroporto, perché si è detto che sull'aeroporto i 5 Stelle, partendo da De Laurentiis, questa è stata la percezione, non era una priorità assoluta, non sarebbe una priorità assoluta, perché si dice sì, però con dei buoni collegamenti con Brindisi e Bari, ecco, questa priorità. Allora, è questo il senso o abbiamo travisato? Il senso lo dobbiamo trarre dal nostro programma elettorale. Ecco. Nel nostro programma si parla di Arlotta. Si parla di Arlotta, per esempio, a proposito della catena del freddo, del trasporto di frutta, e si chiede anche di intensificare i collegamenti tra la città e la struttura aeroportuale. Quindi non credo che siano indicazioni che non lasciano. Come è nata questo equivoco? Perché probabilmente non so come è nato questo equivoco. Quello che le posso dire io è che c'è una sorta di impostazione che scaturisce anche dal programma nazionale del Movimento 5 Stelle, un programma nazionale che è stato poi votato da tutti quanti nel quale si dà un'indicazione, cioè si pone uno stop al finanziamento con denaro pubblico delle strutture aeroportuali, lì dove queste strutture aeroportuali non dovessero raggiungere il pareggio di bilancio. Quindi probabilmente sarà stata questa l'indicazione a fuorviare qualcuno. Per quanto mi riguarda posso dire che nel nostro programma ci sono 2 indicazioni specifiche a favore dell'aeroporto, poi ci si siede intorno a un tavolo. Per i passeggeri anche? Beh, i collegamenti dubito, cioè se si parla di navette, non penso che le navette siano per le mele o le pere che poi devono essere destinate ad essere trasferite altrove, c'è questa indicazione. Quello che dico io, ci si siede intorno a un tavolo, si capiscono, bisogna essere consapevoli di quelle che sono le funzioni del sindaco, di quelli che sono i poteri del sindaco, si deve comprendere che il sindaco può magari in proposito esprimere un indirizzo politico, perché le competenze sono di altri, e si va avanti tutti quanti insieme. Voglio anche approfittare per chiarire un passaggio che forse tanto chiaro non è. È il processo di bonifiche, di decontaminazione che può durare 10, 20 o 30 anni. Noi siamo per il fermo immediato delle piante inquinanti. Anche. Al tempo stesso, noi non vogliamo che i lavoratori vengano abbandonati, anche, vengano lasciati per strada. Anche noi. E riteniamo che questa procedura consenta a ciascun lavoratore di esaurire quello che è il suo percorso lavorativo, perché in 10, 20 o 30 anni, magari anche mediante degli ammortizzatori sociali, si arriverà ad esaurimento della carriera lavorativa. Ma noi vogliamo anche che questa costituisca una fonte di impiego con quei progetti cui facevo riferimento prima. La risposta a Rizzo? Posso? No, posso... Sì, abbiamo 10 minuti, prego Rizzo. No, io sulla questione degli ammortizzatori sociali, vabbè, fermo restando che sono uno che poi alla fine dico che noi abbiamo sempre detto che se c'è la volontà si può fare tutto, quindi noi siamo sulla posizione della nazionalizzazione della fabbrica, però io non credo, come dire, pur non condividendo, no, altre posizioni, credo che però una risposta bisogna darla in termini di quindi di lavoro, cioè alternative. Prima tu dicevi, non escludendo anche le forme di ammortizzatori sociali, diciamo che noi purtroppo all'Ilva viviamo da anni già in questa condizione. È un dato che bisogna far rilevare, che non è un dato, come dire, secondario rispetto al fatto che la città deve ripartire, è che Ilva soffre, il reddito dei lavoratori Ilva si è abbassato dal 2008 ad oggi, e nello stesso momento noi abbiamo avuto la chiusura di qualcosa come 3.500 esercizi commerciali. Cioè, quindi bene, allora Nevoli. Per quanto riguarda i primi provvedimenti da adottare, allora per quanto riguarda nel nostro programma, noi abbiamo tanto e di più. Abbiamo delle cose che si possono realizzare nel lungo periodo, come abbiamo fatto riferimento prima, altre nel medio periodo, altre nel breve periodo, altre nell'immediato.
una trattante. C'è un software gratuito, il Movimento 5 Stelle è per la connettività e per la rete, c'è un software gratuito, open, che consente di verificare tutta quanta la procedura di spesa che viene effettuata all'interno della pubblica amministrazione. Dal momento in cui si ravvisa il bisogno, quindi c'è la posta all'interno del bilancio, fino al momento in cui poi la spesa viene effettivamente liquidata al fornitore. Questa è una trattante, ma noi pensiamo anche alle centraline elettriche che si possono installare immediatamente, pensiamo, a questo punto, no, visto i tempi contingentati, devo necessariamente invitarvi a leggere il programma. E un altro tema, altri due temi, così magari completiamo, in modo che poi abbiamo un quadro organico. Mi interesserebbe sapere molto, magari ecco, Nevoli così può anche dirci qualcosa, sulla vivibilità e sulle emergenze sociali, perché il cittadino dice, visto che il sindaco non può garantire l'occupazione, il sindaco non è a un certo punto, il sindaco può presentare dei progetti in termini proprio decisionali di che creano migliaia di posti di lavoro, nel nostro programma c'è, o dico il discorso ambientale, dice, i poteri del sindaco sono quelli che sono, ma non ha quelle competenze, no? quei poteri che può avere il legislatore, che può avere il governo. Allora questi due temi, emergenze sociali e vivibilità. Emergenze sociali, Taranto è una polveriera, poi chi opera nel campo della giustizia sa bene la situazione, perché c'è anche un discorso di studio, no? di backstage rispetto a quelli che sono, no, una di anamnesi, usando un termine medico, rispetto a quelli che sono gli eventi criminosi. Ecco, questi due aspetti, vivibilità urbana ed emergenze sociali. Posso io immediatamente? Sì, allora, telegraficamente. Allora, per quanto riguarda l'emergenza vivibilità, per quanto riguarda l'emergenza sociale, noi dobbiamo far capire una cosa, partire da una rivoluzione di carattere culturale. Io parlo di missione rosso-blu, ma non soltanto per l'attaccamento alla squadra di calcio, ma soprattutto per l'attaccamento ai colori della città. Andrà in curva da sindaco anche? Questo è da vedere, lo sa che ci ho pensato, poi ne riparliamo magari dopo l'11 giugno. Questo è un problema. Se diventa sindaco, è chiaro, sì. E io sono notoriamente curvaiolo, quindi però i tempi contingentati mi consentono di andare ad argomenti che forse sono maggiormente di interesse. Io dico che bisogna motivare i singoli cittadini e fare in modo che i singoli cittadini rivendichino la loro tarantinità. Possono sembrare delle parole, come si può per esempio offrire anche un piccolo modesto sbocco occupazionale al cittadino della città vecchia, magari anche semplicemente, faccio solo un esempio, dandogli le chiavi di un ipogeo e consentendogli di fare la custodia. Si dà la possibilità a un soggetto che è privo di reddito di rendersi utile e di sentirsi integrato in un sistema. Poi c'è il grande bubbone Amio. Smaltimento dei rifiuti. Benissimo, noi abbiamo una strategia ad hoc che è quella di rifiuti zero, che prevede la differenziata, che prevede il porta a porta, ma qui adesso davvero avrei bisogno di un po' di tempo. È stato già realizzato altrove, quindi non sono delle parole vuote, ci sono degli esempi viventi. Cioè praticamente avviene la raccolta porta a porta e poi inceneritore o discarica? Né inceneritore né discarica. Dove vanno a finire? Allora bisogna partire da una consapevolezza, che il rifiuto in natura non esiste. Non esiste il rifiuto. Allora noi siamo contro gli inceneritori e contro le discariche. Dobbiamo minimizzare la produzione di rifiuti, arrivare a fare la raccolta differenziata. E noi pensiamo per esempio a dei macchinari nei quali si va a dare ricovero, si va ad inserire il sacchetto di raccolta differenziata e che consentono di ricevere un bonus che si potrà utilizzare per esempio in un negozio. Questa è soltanto una delle formule. Allora, caro Luigi, le domande che tu hai posto sembrano brevissime, ma raccolgono tutto un programma. Mi rifaccio alle vostre. Va bene, ma cercherò di essere sintetico, perché dicono che lo sono. Allora, la prima cosa che io direi, perché la domanda che faceva prima Francesco, è che cosa faresti il primo giorno? La prima cosa che direi ai cittadini è questa: ragazzi, meno 1825 all'alba, perché un sindaco, un consiglio comunale, una giunta comunale, secondo me, devono stare i 5 anni, perché questo prevede la legge, devono fare tutto quello che devono fare con le proprie capacità e poi se ne vanno a casa, perché poi consumate quelle energie, devono subentrare dei nuovi, tanto come per cominciare. Come ragionano i 5 Stelle? Tanto per cominciare. C'è il limite. Punto numero uno. Guardate, non è che lo dico io perché l'ho messo nel mio programma, sta scritto pure nella Costituzione, articolo 1, è il lavoro.
se non si lavora si fa la fame e non si ha dignità. Questa è una cosa fondamentale. Il lavoro il sindaco non lo dà a nessuno, quindi non spariamo e non accendiamo i fuochi d'artificio. Però un comune può fare qualche cosa, può diventare il motore di produzione di una nuova economia sganciata dall'arsenale militare e dalla grande industria. Come? Promuovendo l'economia autosufficiente, cioè che è quella base, quella che si autoproduce, attività commerciale, attività di ristorazione e turismo. E turismo, queste sono le attività fondamentali sulle quali si può ricostruire un'economia in generale. Problema aeroporto, ho sentito parlare di aeroporto Arlotta, che cos'è? Non lo conosco. Io conosco l'aeroporto Mediterraneo, perché secondo me, se io sarò sindaco e se ne avrò la capacità e la forza, ma un sindaco autorevole ce l'ha, questo aeroporto diventerà un aeroporto internazionale, va bene? È un aeroporto che è di proprietà di Aeroporti di Puglia, che è deputata ai voli intercontinentali. È una delle più grandi piste d'Europa. Questo, la società che governa gli aeroporti pugliesi, che sono quattro, è di proprietà della Regione Puglia quasi al 99%, l'1% la Camera di Commercio di Taranto e poi la Camera di Commercio di Brindisi. Allora noi dobbiamo convocare, non è che siamo noi che dobbiamo andare, dobbiamo convocare la Regione e dire: ragazzi, ma perché Taranto non deve avere la stessa dignità degli altri aeroporti? Perché Taranto è declassata come aeroporto industriale? Perché non ve lo prendete voi l'aeroporto industriale? Allora dateci anche l'aeroporto passeggeri. La vivibilità, Luigi, e termino, la vivibilità parte da tante piccole cose, garantendo innanzitutto il lavoro, abituando il cittadino a rispettare le regole, preoccupandoci delle fasce sociali più deboli, dei bambini, degli anziani. Abbiamo una popolazione che cresce come età, quindi abbiamo bisogno di assistenza nei confronti degli anziani. Vogliamo più polizia per strada, vogliamo più carabinieri per strada, vogliamo più vigili urbani per strada. Ci dobbiamo riappropriare del territorio, che non deve stare più nelle mani degli abusivi e dei parcheggiatori e taglieggiatori. Al volo, Rizzo. Sì, no, per par condicio, prima, come dire, dissentivo rispetto tre minuti scarsi. A cosa diceva Ciccio, non posso far notare pure che la cosa che diceva il dottor Brandi Marte stava un po' in contraddizione proprio per quello che avevo detto prima a Ciccio, no? Cioè, quando noi diciamo autoproduciamo il lavoro, il problema è che io posso aprire 50 attività no? In questo momento, bar, ma se non c'è la gente che consuma i soldi, c'è cioè quell'attività, e quell'attività chiudono il giorno dopo. Quindi credo che il ragionamento dovrebbe essere come riusciamo, no, ad elevare il reddito. Che a Taranto, come dire, in questo momento, allora, diciamo, è focalizzato, dobbiamo, per completare il ragionamento, tu immagina, Franco, ho capito a cosa tu ti riferisci. Allora, immagina che in questa città di 200.000 abitanti non ci fosse mai stata l'Ital Cider, chiamiamo l'Ital Cider per ritornare un po' alla storia antica, e immagina che non ci fosse mai stato l'arsenale militare, i tarantini come campavano di commercio, ristorazione, turismo e agricoltura e pesca. C'è qualcos'altro? Credo di no, credo proprio di no. Ma io non è che voglio dire, e adesso mi rilascio al discorso ambiente, che è un discorso a 360 gradi e che riguarda il globo terrestre, parlo anche della grande industria. Io per la grande industria sono di questo parere, voglio una industria che sia ecocompatibile, che rispetta le regole, che si interfacci col comune, oltre che con lo Stato, per quanto riguarda i livelli di produzione. Tu che subentri all'Ilva non devi decidere tu quanto acciaio devi produrre, perché di impatto lo devi concordare preventivamente anche con questo comune. Poi voglio una economia industriale solidale, ma non è che lo voglio solamente io l'ho sempre voluto, adesso lo prevede anche la legge. Tu sai che c'è la legge del Barba, che prevede le società benefit, che stabilisce che ci sia un registro di società che si iscrivano e che destini una parte del profitto alle attività sociali, okay, tra le quali ci sono anche le opere di carattere sanitario e di carattere, okay, sociale sul territorio che impattano. Però su Ilva, no, una cosa. Rizzo, siamo così, proprio... Così. No, volevo dire un'ultima cosa, perché... Torno la prossima volta. Volevo completare, perché non è soltanto, perché sennò sembrano parole...
Scusa Luigi, posso? Prego, prego, abbiamo proprio... Soltanto 60 secondi. Io domani, se faccio... scusa se ti ho calpestato le scarpe, io domani se faccio il sindaco mi convoco tutti i soggetti istituzionali che adesso se non sono stati a casa loro le bacia con sette perché c'è il sequestro penale, bello, c'è il sequestro penale, provvede il magistrato penale, io mi faccio i fatti miei, no, perché c'è il sequestro penale ma con facoltà d'uso, allora tutti quanti ci mettiamo un tavolo come diceva prima Ciccio e tutti quanti con i tecnici, perché noi non siamo tecnici, stabiliamo che caspita vogliamo fare, la vogliamo mantenere, la vogliamo decarbonizzare, la vogliamo chiudere, la vogliamo come... qualsiasi cosa, basta che lo decidiamo, poi se siamo univoci, andiamo al governo centrale, presentiamo questo progetto e se siamo d'accordo, quelli ce lo approvano, perché diventiamo autorevoli, la dobbiamo chiudere, la chiudiamo, ovviamente non domani, 10 anni, 15 okay, anni, con un piano di reconversione pluriennale. Il tavolo che invocavo io non era sull'Ilva qui, però. Qui non ci troviamo più con i tempi. No, vabbè, non è che per rispondere voi a Romandini, se lo dici. Ma non ho ancora parlato, come fare? Romandini, io torno la prossima volta. Ho recuperato qualche secondo. Sapevo che c'era la par condicio, ma esiste una critica a ciascuno. Per dire una cosa sostanzialmente che ha detto prima il dottor Romandini, che è incompatibile poi in realtà. Cioè quando lei dice chiudo l'aria a caldo, mantengo l'aria a freddo, il problema è che chiudi l'aria a caldo a Taranto non ha ragione di esistere l'aria a freddo. E allora moriamo. No, c'è un'ordinanza della magistratura che dice che quegli impianti creano malattia e morte, lo dice tra virgolette l'ordinanza. Io dico che nessun posto di lavoro va perso, allora ho capito male. Io ho detto deve chiudere anche l'aria a freddo. Che l'aria chiusa l'aria a caldo, l'aria a freddo non ha ragione di esistere, perché l'aria a freddo a Taranto. Genova come perché... vive? Con l'aria a caldo dottor, di Taranto. Guardi che ci vuole una trasmissione poi, per due compagni. Poi gli sposano, allora facciamo quando io non lei vanno in onda, ammazzano e migliaia Genova, di vivere. Io Genova, non voglio Genova perdere esiste, un posto di lavoro, anzi li voglio aumentare. La riconversione esiste a seguito di un accordo di programma. Dove la politica che ha sacrificato Taranto per l'ennesima volta, ha scaricato su Taranto volta. Le produzioni a caldo che per l'ennesima volta Taranto è stata sacrificata dai partiti locali, regionali e nazionali. Per questo noi siamo fuori dai partiti, io sindaco immediatamente mi occuperò della vivibilità, che vuol dire strade che non devono essere più rotte, marciapiedi che devono essere tali e non una fonte di insidie. Basta con topi, topini, toponi e animaletti vari, illuminazione che deve finalmente funzionare, lotta all'abusivismo. Nel frattempo, nel contempo, c'è il lavoro e io presento una serie di progetti, sono più di 20 progetti che in pratica generano lavoro e vengono finanziati o col meccanismo del progetto di finanza, il parcheggio da 1000 posti o per esempio il centro di medicina iperbarica a Paolo VI o ancora le serre idroponiche che servono per bonificare i nostri terreni con le nuove tecnologie che in Giappone vengono utilizzate da 30 anni e che vengono utilizzate adesso in Campania e Lazio. Quindi abbiamo una serie di problemi, di progetti per i quali c'è già l'interessamento di alcune aziende, alcuni imprenditori. Non si deve fare l'evidenza pubblica sarà... per individuare esatto, il esatto. Ah, che devo l'aveste già scelto. No, assolutamente. Okay. No. Ripristino della legalità. No, lascia il tempo che trovo. Cercavo appunto di spiegarle questo, che ci sono dei progetti che saranno messi in evidenza pubblica, il progetto di finanza prevede proprio questa procedura, avvocato, e quindi questi progetti potranno andare in porto nel rispetto delle regole. Okay. Noi abbiamo come principio la salute innanzitutto e la legalità anche. Bene, intanto ora siamo quasi in chiusura, tra una cosa e l'altra, ora cerchiamo un po' di stemperare questi argomenti interessanti ma anche pesanti. Voi sapete che Polifemo è un open space, Polifemo vuole anche dare spazio, abbiamo ascoltato prima, abbiamo vissuto il momento musicale, anche a momenti in cui le eccellenze del territorio fanno sentire la loro voce. Il caso del cabarettista, noto cabarettista pugliese Peppe Zero, con le sue performance o performance che dir si voglia, ci sono degli sketch, delle pillole che abbiamo inserito nella programmazione di Polifemo, ridiamo che è meglio. Beh, è un modo per sorridere, perché ripeto, le criticità, i problemi del territorio sono tanti. Con questa verve, con questa simpatia, con questo carattere simpatico e appunto assolutamente non volgare, ridiamo che è meglio con Peppe Zero. Ed è il modo per
accomiatarci, per salutarci. Ovviamente ringraziamo gli ospiti, Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, l'avvocato Francesco Nevoli, grazie, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, il dottor Massimo Brandimarte, candidato sindaco della lista Brandimarte sindaco ed SDS, il dottor Luigi Romandini, candidato sindaco della lista Luigi Romandini sindaco. Taranto sorridi con Luigi Romandini, Taranto da amare con Luigi Romandini. Io nelle scritte, in sovrimpressione, dovrò metterne uno, non posso mettere tante. Anche perché con me non si sbaglia. E allora, intanto, come dire, fra qualche secondo, Peppe Zero, ma dobbiamo ringraziare questa meravigliosa tenuta Montefusco e la sensibilità della proprietà di aver riattato, lo dicevo, una struttura del 1700, un'antica masseria che, ecco, questo significa far crescere il territorio. E allora tante iniziative, tanti beni di proprietà, diciamo, pubblica, ecco, penso ai beni comunali, potrebbero essere effettivamente riattati in un progetto di sviluppo messi a disposizione della collettività, perché è brutto vedere quegli immobili fatiscenti così abbandonati al destino, abbandonati al degrado. È un appello che anche sarebbe un bel... E a questo proposito spero che chiunque sia sindaco appoggi la nostra iniziativa di Polifemo. Polifemo sta pensando di fare qualcosa in grande, di fare Polifemo in tour in varie realtà italiane, e vorremmo essere in Sicilia per la commemorazione di Falcone e Borsellino in quel di luglio. Poi ancora Polifemo a Napoli, il gemellaggio Napoli sotterranea, Taranto sotterranea, nel Casertano la terra dei fuochi, Torino non poteva mancare, la Torino post-industriale che si è affrancata in un certo qual modo dalla Fiat e ha puntato attraverso le Olimpiadi che ci furono, le Olimpiadi invernali, sulla cultura dell'ambiente e del verde e della cultura ed è rinata Torino. Ma così tante altre idee che mi vengono in mente. Genova anche. Non la conosco, la dovrò scoprire, magari può essere un'idea, quella è la questione Ilva chiaramente. No, ma anche... Bene, è tutto.